Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono un musicista di Vicenza e sono al basso elettrico da molti anni. Molti anni ho accompagnato diversi cantanti, diversi musicisti e ho avuto modo di collaborare con molti, molti gruppi, insomma, del Veneto. E in questi anni ho sempre suonato chiaramente musica di altre persone. Da un po' di tempo a questa parte sto raccogliendo le idee e le ho messo insieme per delle composizioni che sto realizzando. Ho fatto sentire questa idea ad alcuni amici musicisti, quali hanno espresso parere positivo. E galvanizzato da questi apprezzamenti, ho pensato che questa è la direzione giusta, è quello che voglio fare. Ecco, per chi come me ha sempre fatto musica da altri, il fatto di lavorare su un progetto personale è fonte di grande gioia, di grande soddisfazione. Ho realizzato appunto questi 10 pezzi che attualmente sono in studio di registrazione per quelle che sono le fasi finali del lavoro, per il mix, per il mastering e quant'altro. Per questo lavoro mi sono avvalso della collaborazione di musicisti di grande spessore. In primis il mio batterista di fiducia Marco Andrighetto, che ha sposato il progetto fin dall'inizio, che ha dato un contributo molto molto rilevante per la riuscita del progetto. Il sassofonista Giovanni Forestan, che ha dato un tocco di classe veramente notevole ai miei pezzi. E ho avuto la gioia di avere due ospiti, il percussionista Luca Nardò e il pianista Scanio Scano, che sono intervenuti in due pezzi. Ho avuto l'onore e il privilegio di ospitare un chitarrista di grande spessore, Andrea Braido, che molti conoscono per le sue collaborazioni nell'ambito del pop, ma non tutti sanno che è un jazzista di grande spessore. Questo lavoro nei live sarà supportato da un quartetto, il Baba Quartet, formato da me, dal batterista Marco Andrighetto, il sassofonista Giovanni Forestan e il pianista Valentino Favotto. Quando sono venuto a conoscenza di Music Razor ho pensato che bello sarebbe se il potenziale acquirente di questo CD potesse avere la possibilità di acquistarlo in anticipo. Questo potrebbe da una parte, diciamo, dare una spinta al progetto, nel senso che darebbe un contributo per quelle che sono le spese finali, ma soprattutto renderebbe gli acquirenti più coinvolti nel progetto. Io amo profondamente questo lavoro, questo modo di lavorare. Il fatto di lavorare su musica propria per me è una gioia infinita e spero veramente di riuscire a concretizzare quanto prima questo lavoro. Il mio obiettivo finale è far sì che questa musica possa essere ascoltata da più gente possibile, apprezzata dai musicisti, ma anche dai non addetti ai lavori. Questo sarebbe, penso, il mio obiettivo massimo. Quindi, se avete voglia di aiutarmi, se siete incuriositi da questo progetto, da quel poco che si può sentire in queste anteprime, vi invito a supportarmi su Music Razor. Grazie a tutti.